Allora. Amici e amici di Virtus TV e di Radio Nettuno Bologna 1, una buona serata dal palaghiaccio di Folgheria, da Dario Lonzulli, da Federico Fioravanti. Buonasera, ben ritrovati a tutti. Sai che c'è anche Alessio Torri? Esatto. Salutiamo anche Alessio Torri. Buonasera Alessio. Ciao a tutti, bentornati. Allora, state guardando quello che sarà di fatto il palco allestito all'interno del palaghiaccio, dove tra pochi minuti si siederà la Virtus Segafredo Bologna per presentarsi ai suoi tifosi, che in questo esatto momento stanno entrando circa 200 persone, 200 sostenitori che sono venuti qui per la serata, che di fatto sancisce un po' l'inizio ufficiale della stagione, Fede. Sì, è praticamente la prima volta nella stagione 2021-2022 che la squadra si fa vedere al proprio pubblico, quindi abbiamo molta gente da Bologna che è già arrivata. Aspetta, spostiamoci perché è partita la musica nelle casse e altrimenti diventa un po' problematico sentirci. Eccoci. No, dicevo appunto che c'era la gente che arriva da Bologna, arrivata già da qualche giorno, ho visto molte foto sui social già tra tifosi e giocatori, ma questa è la vera prima presentazione e vedere anche un po' le prime facce dei tifosi da parte dei nostri giocatori, perché sono anche i nostri giocatori che hanno la possibilità di conoscere i primi tifosi dei tantissimi che abbiamo. Diciamo subito a chi ci sta seguendo sulla pagina Facebook della Virtus Segafredo Bologna, anche sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Radio Nettuno Bologna 1, che stasera ci sarà una sorpresa durante la presentazione della squadra, affidata a Barbara Pedrotti, che sarà la conduttrice della serata, e all'interno della quale verrà fatto un annuncio. Non possiamo svelarvelo, anche perché sennò poi vi roviniamo la sorpresa, non siamo adatti a fare lo spoiler, e quindi in questo senso restate collegati, restate sintonizzati, voi che non siete a Folgheria, ci siamo noi a farvi compagnia, così fa anche rima, potrei suggerirlo come slogan commerciale per il luogo. Ma a parte le battute, Alessio, diceva giustamente Fede, sì, i tifosi incontrano la squadra, ma anche i nuovi incontrano i tifosi, ed è importante anche quello. Eh sì, i nuovi incontrano i tifosi, la Virtus rincontra Folgheria e l'Alpe Cimbra, che la scorsa stagione ha portato bene, e quindi questo, si rinnova anche questo binomio di pre-season, di inizio stagione, che comunque per la Segafredo diventa anche un motivo d'orgoglio poter esportare il proprio marchio fuori da Bologna dal punto di vista cestistico. Molti tifosi sono arrivati da Bologna, ma altrettanti tifosi abbiamo visto sia nella scorsa stagione che in questa essere comunque appassionati virtussini o semplici curiosi del mondo Virtus, anche non residenti a Bologna ma residenti in queste zone o comunque nell'arco delle Dolomiti. Quindi credo che la Segafredo, al di là di tutto, possa promozionare il proprio marchio e possa anche a sua volta raccogliere nuovi consensi fra tifosi, sostenitori o semplici appassionati che magari durante la stagione non hanno modo di apprezzare dal vivo il mondo del basket, lo fanno in questa occasione. Diciamo anche, diamo un appuntamento mentre parto l'applauso dei tifosi alla squadra che è appena entrata in fondo a destra dell'inquadratura che poi state vedendo sui vostri monitor. Diciamo anche che domattina alle 11.30 faremo uno speciale dall'albergo della Virtus, e quello sarà dedicato maggiormente agli aspetti tecnici, agli aspetti anche tattici emersi in queste prime due settimane di lavoro, che sono state anche molto fisiche, molto impegnative dal punto di vista degli allenamenti e come è normale che sia, visto che siamo all'inizio della stagione e giustamente si guarda anche a questo aspetto, anzi soprattutto a questo aspetto. E quindi domattina l'appuntamento ve lo ricordo sin d'ora alle 11.30, sempre pagina Facebook della Virtus Segafredo Bologna, canale YouTube della Virtus, pagina Facebook di Nettuno Bologna 1 e anche in FM e in radio sulla nostra radio ufficiale. Saluto Fabrizio, Gianluca, Andrea, Luca, Alexia, Michele, Simona, Mauro, Mirko, Tommaso, Patrizia, Antonio, Gianluca, sono tutti carichi per l'inizio della stagione e per questa presentazione che sarà appunto l'occasione, come abbiamo detto, anche per questa sorpresa su cui però non possiamo svelarvi nulla e sarà ovviamente nel corso della serata uno dei motivi sicuramente anche di maggiore interesse poi dopo il termine della serata. E sarà l'occasione non per vedere Nico Mannion, che sappiamo essere rimasto a Bologna per riprendersi dall'infezione intestinale
che ha subito dopo di fatto i giochi olimpici, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo prima di vederlo in maglia Virtus. Domenica ci sarà anche un test di fatto molto amichevole contro Trento, sarà una partita di fatto 4/4 ma senza tenere il punteggio, quindi sarà veramente solo una sgambata dopo 2 settimane di lavoro intenso, anche l'occasione per mettersi un po' alla prova. Anche perché poi, se non sbaglio, si dovrebbe fare con Trento, che sarà la prima squadra del campionato che affronteremo nel weekend del 25 settembre. Tanto faccio un attimo un passo indietro. A nome di Virtus TV facciamo anche noi un bocca al lupo di pronta guarigione e di rivederlo subito al più presto sul parquet, magari nell'arcoveggio il prima possibile a casa Virtus Alfa Sigma, a Nico Mannion, e lo dico a nome ovviamente di tutti, così non ci stiamo tutti a ripetere. Sarà molto curioso, sinceramente, ci sono stati dei tanti cambiamenti in questa fase estiva, e quindi io sono abbastanza curioso di capire come sarà la nuova Virtus. È ovvio che domenica sicuramente non lo scopriremo perché è il primo scrimmage, ma forse neanche il 3 quando ci sarà il trofeo Porelli, quindi lo scopriremo ovviamente molto più avanti. Però io sinceramente sento anche in città questa sensazione, c'è molta molta curiosità da parte anche dei nostri tifosi. Vediamo inquadrato Luca Baraldi, l'amministratore delegato della Virtus Segafredo Bologna, colloquio con il sindaco di Folgheria, che sarà tra ovviamente i personaggi istituzionali che interverranno durante la presentazione della squadra che è già arrivata e che tra poco si accomoderà sulle sedie che vedete nella inquadratura. Un saluto anche a Gabriele Platania, che sta curando la regia per questa nostra diretta. Come detto, con Trento il primo scrimmage, poi ricordiamo brevemente gli altri appuntamenti di questo precampionato virtussino. Il 3 settembre ci sarà il Memorial Porelli a Palladozza contro Brindisi, il 7 settembre contro Pesaro, che sono le altre due squadre insieme a Milano già qualificate alla finalette di Supercoppa, e poi il torneo forse più importante dal punto di vista della qualità degli avversari, senza nulla togliere ovviamente a Brindisi e Pesaro, però quello di Monaco con Bayern, Stella Rossa e Panathinaikos a una settimana dalla Supercoppa, e beh, quello sarà insomma un test molto significativo, soprattutto evidentemente per il valore degli avversari. Ma io credo che questo torneo, ricordiamo a invito, sia un'attestazione di stima e una certificazione della bontà del lavoro fatto dalla Virtus in questi anni, perché 3 squadre di Eurolega hanno invitato una squadra di Eurocup che evidentemente reputano per tanti motivi essere quasi alla loro altezza, quantomeno poter competere da un certo punto di vista con loro. Quindi credo che sia veramente, al di là del risultato del torneo, un attestato di stima unico. Fra l'altro, curiosamente, scrimmage con Trento domenica, prima di campionato con Trento. Trento è una delle 3 squadre che potrebbe incontrare la Virtus anche in Supercoppa, nel gironcino, quindi potrebbe veramente essere un derby bianconero a ripetizione, al di là delle battute, vedremo. Trieste e Dertona chiaramente sperano che non sia così. Comunque, sicuramente sì, questa pre-season della Virtus, molto diversa fortunatamente da quella della scorsa stagione, in cui la Supercoppa fu infilata in maniera anche un po', come dire, entrando a gamba tesa nella preparazione. Quest'anno probabilmente anche lo staff tecnico potrà lavorare con più tranquillità. Fare un po' l'alessiatore della situazione, ovvero a livello di statistiche, contro Trento è stata l'ultima sconfitta della Virtus. Grazie Federico, per questo. No, per dire che comunque è bello, nel senso, a livello statistico, e poi dopo è stata una cavalcata bellissima che quasi nessuno si ricorderà, era semplicemente un piccolo appunto. Poi lui, hai detto derby bianco-nero, poi loro si chiamano proprio Aquila Trento, quindi c'è proprio più derby di così, non si può. Ultima giornata di regular season, sconfitta a ridosso praticamente dei playoff, prima poi del 10-0 che ha portato la Virtus a conquistare lo scudetto, a conquistare il tricolore che ovviamente quest'anno campeggia sulle maglie e sulle divise della società. E saluto tutti coloro che si stanno sintonizzando in questi istanti, in questi minuti, sulla nostra pagina, sulle nostre pagine, la pagina Facebook della Virtus Segafredo, il canale YouTube, anche naturalmente la pagina Facebook di Radio Nettuno Bologna 1. Ricordo ancora l'appuntamento, a beneficio di chi si fosse appena sintonizzato, domattina alle 11.30 in diretta dall'albergo virtussino, l'occasione anche per approfondire con ospiti, e non solamente tra di noi e con voi, ma anche con ospiti della squadra, quello che sono state le prime 2 settimane.
quello che possiamo in qualche modo anticiparvi è che sono state due settimane molto impegnative dal punto di vista fisico, nel senso che insomma sono stati messi sotto i ragazzi, ma anche giustamente, perché come abbiamo detto è una fase molto importante della stagione, ed è anche naturalmente, sarà anche un po' l'occasione per capire dai diretti interessati, per quello che potranno svelarci ovviamente, eventuali cambiamenti portati da Scariolo. Credo però dal punto di vista tattico, non so che ne pensi Alessio, però i cambiamenti, le modifiche di Scariolo e del suo staff le vedremo a conti fatti davvero più avanti. Sì, ad oggi possiamo solo dare un dato: l'intervento sul mercato della Virtus si è concentrata sugli esterni e sui lunghi, lasciando un po' più tranquillo il settore ali, ecco. Quindi è chiaro che questa può essere l'unica indicazione che al momento possiamo trarre come dato di fatto. Poi, come giustamente dicevi tu, il campo sarà l'ultimo giudice, ma il campo sappiamo bene che ha dei tempi molto lunghi, un po' come la giustizia italiana, per emettere i suoi verdetti, quindi ci sta che in agosto non possiamo dare delle risposte. Presentazione che comincerà tra qualche minuto, dovrebbero essere entrati tutti i tifosi che erano al di fuori del palaghiaccio di Folgheria, che ospita come città anche in questo secondo anno di fila il ritiro della Virtus. L'anno scorso presentazione in piazza, stasera fa un po' freschino e allora meglio stare un po' più al riparo, direi, no Fede? No, più che altro che c'era l'allarme pioggia, che ovviamente adesso non sta piovendo perché c'è la Virtus TV in diretta con noi, e come ogni weekly che facevamo giovedì non pioveva mai per il nostro buon Paolo Di Domizio, però sì, diciamo che c'è veramente un clima veramente più che mite, cioè, siamo sul fresco, molto fresco, e quindi va benissimo anche così, anche i tifosi possono godersi bene senza tremare i nostri giocatori. Scusa un secondo, hai citato Paolo Di Domizio, non ci ha abbandonato, ha avuto un upgrade da un certo punto di vista, è entrato nello staff bianconero, ecco, quindi Paolo Di Domizio, che salutiamo e a cui facciamo il più grande in bocca al lupo, quest'anno non sarà in Virtus EU, ma ci accompagnerà come staff ufficiale, ecco, ci tenevo solo. Esatto, insieme a Jacopo Cavalli, e saranno ovviamente molto molto importanti nel corso della stagione per tutte le produzioni di Virtus TV. Stiamo preparando delle novità, insomma lo possiamo preannunciare per la prossima stagione, ci sarà tempo e modo evidentemente per comunicarvele, visto che la stagione dal punto di vista ufficiale comincerà il 18 agosto con il quarto di finale di Supercoppa, calendario ancora tutto da definire, non la sede, che sarà all'Unipol Arena di Casalecchio, sia per quanto riguarda ovviamente i quarti di finale sabato 18 che per quanto concerne le semifinali lunedì 20 e poi la finale martedì 21, prima poi del weekend successivo 25-26, in cui inizierà il campionato con la prima giornata della Serie A. Eurocup invece a metà ottobre, prima trasferta in Turchia contro il Bursaspor per un Eurocup molto cambiata, e domani mattina parleremo anche di questo Alessio, perché evidentemente la modifica della formula dell'Eurocup obbliga in qualche modo a fare delle analisi ovviamente preventive, visto che è un torneo completamente nuovo, insomma ci dedicheremo domattina anche a questo. Scrive Tommaso che anche a Bologna fa freddo, quindi vabbè, quindi beh, non ci sentiamo non come qui, ne sei sicuro? Molto sicuro. Va bene, noi ci fidiamo del meteo di Federico Fioravanti, caro Tommaso. Qui fa freschino, insomma, cioè, anche 13 gradi qua. Sì, ma percepiti meno 12, sarà che veniamo da giornate abbastanza calde, ma comunque qui al Palaghiaccio, che è l'impianto polisportivo della città di Folgheria, si sta bene. Polisportivo perché lo vedete anche dalle immagini del nostro Gabriele Pratania, ci sono dei tappetini, c'è stata la Federscherma qui che l'ha utilizzato per le sue manifestazioni fino a qualche giorno fa, e ovviamente l'impianto prevalentemente dedicato agli sport su ghiaccio, ma non soltanto, all'interno di una città, Folgheria, che spesso ospita eventi sportivi o comunque squadre che vengono in ritiro, di basket, di calcio. La Virtus è quasi di casa qui a Folgheria, ma non è l'unica società sportiva che viene in questo territorio a preparare la stagione agonistica nel corso dell'estate. Comincia la presentazione e allora diamo la linea a Barbara Trotti e noi ci ritroviamo tra pochissimo per seguire insieme la presentazione della Virtus Segafredo Bologna.
artisti che andremo a presentare di volta in volta, ma anche voi farete parte del gioco in questa serata, di conseguenza ci saranno sicuramente dei momenti nei quali avremo bisogno di voi, nei quali sarete voi a dare le energie giuste a questi grandi campioni che si apprestano a vivere sicuramente un'altra bellissima stagione. Quindi per il momento grazie per essere qua con noi, manca davvero poco, a fra poco e buono spettacolo. Ritorno, ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te. Dal tuo lavoro almeno per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa i finestrini, voglio il vento in faccia, alza il volume della traccia, torneremo. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in Trentino sull'Alpe Cimera Folgaria. Ben ritrovati all'interno del mondo del grande sport. Finalmente, con grande gioia, insomma, parleremo di grandi sport, di una zona meravigliosa, di grandissimi campioni. Lo faremo anche con il pubblico, una cosa che ovviamente ci riempie il cuore di gioia. Parleremo di una squadra che certamente non ha bisogno di grandi presentazioni, di grandi informazioni. Basterebbe il nome per sentire un applauso fortissimo. Allora io mi limito tantissimo e vi racconto semplicemente un'informazione. Il roster che stiamo per presentare è reduce da tanti successi, tra gli altri uno che voglio citare, il 16° scudetto ottenuto battendo 4-0 l'Olimpia Milano. Signore e signori, benvenuti alla presentazione della Virtus Segafredo Bologna. Questo è l'applauso che ci piace, che speriamo di avere veramente in tutta quella che sarà la prossima stagione. Cominciamo a dare il benvenuto a coloro che sono un po' i padroni di casa, coloro che hanno voluto accogliere ancora una volta il grande sport, il grande basket, ancora una volta la vostra formazione, la formazione per voi beniamine. Da allora do il benvenuto ad Adriano Marzari, vice sindaco di Folgaria, che viene accompagnato dall'assessore allo sport Andrea Matuzzi. Buonasera sindaco, grazie per questa accoglienza, ovviamente il saluto dell'amministrazione comunale di tutta questa meravigliosa zona è il suo. Grazie, allora buonasera a tutti anche da parte mia, porto alla Virtus il benvenuto da parte della comunità di Folgaria, porto a voi il saluto dell'amministrazione comunale. Noi siamo molto contenti di avere per la seconda volta qua questa squadra che è una delle più titolate d'Italia. L'anno scorso diciamo abbiamo portato bene, perché è stato appena detto la stagione eccezionale che ha fatto la squadra, e la prossima stagione mi risulta che siamo in Euroleague, e quindi sicuramente anche questo giro sarà una cosa di successo, no? Non è vero? E quindi auspico che la stagione sia di successi come è stata l'ultima, e vi auguro una buona serata e una buona presentazione.
Buonasera. Grazie, grazie quindi al vice sindaco, all'assessore allo sport di questa meravigliosa Folgaria dell'Alpe Cimbra, ancora una volta protagonista, ricordiamo, della grande sport. A proposito di questa azienda per il turismo, do il benvenuto al presidente Nicola Port, con il quale andremo a parlare sicuramente di un connubio che dovete sapere dura veramente da tantissimo tempo, 2 anni con la Virtus, effettivamente Virtus Segafredo Bologna, ma un connubio con il grande basket che dura ormai da 30 anni, presidente. Sì, Barbara, buonasera. Effettivamente Folgaria ha una tradizione ormai con il basket. Abbiamo avuto al suo tempo la Glaxo Verona, abbiamo avuto la Nazionale Italiana per svariati anni, alla fine la Virtus Roma e alla fine di tutto l'anno scorso e quest'anno siamo orgogliosi di avere qui con noi la Virtus Segafredo Bologna, campione d'Italia, e quindi speriamo che, come l'anno scorso, anche quest'anno Folgaria porta bene, l'Alpe Cimbra porti bene a questi colori. Grazie, grazie presidente, un applauso anche per tutto quello che fa l'azienda per il turismo. Ricordo ancora una volta di Folgaria, la Varrone, Luzerne, Vigolana, l'Alpe Cimbra, che ha un grandissimo direttore, una grandissima donna, Daniela Vecchiato, alla quale do il benvenuto per parlare. Vorrei parlare con Daniela di tantissime cose, ma purtroppo non avremo sufficientemente il tempo, di una zona nella quale si riesce a fare sport. Per noi che amiamo lo sport, un po' per tutte le età, ma poi ci sono anche i grandi campioni, mica solo del basket che scelgono questa zona. Sì, è verissimo, Barbara. Intanto un'altra grande donna è stata scelta per questa presentazione, non casuale, Barbara Pedrotti, trentina, da sempre presente nei nostri grandi appuntamenti per lo sport. Di questo ti ringraziamo, perché averti come madrina questa serata è sicuramente grande motivo di orgoglio per l'Alpe Cimbra e per il Trentino. Tanti sport, tanto da esserci guadagnati in questi anni lo pseudonimo l'Alpe Cimbra, la montagna dei campioni. Noi crediamo tantissimo nello sport, tantissimi livelli, ospitiamo tanti camp giovanili, si ricordava il basket, ma abbiamo in corso proprio in questo palazzetto in questi giorni il Folgaria Fencing Camp, organizzato da un altro grande campione, Andrea Cassarà, che è diventato un ospite fisso nella località. Quindi spaziamo dal basket alla scherma. Abbiamo avuto i campionati italiani di ginnastica ritmica per la seconda volta, le famosissime farfalle, e poi d'inverno, che dire, dall'Alpe Cimbra FIS Children Cup, il più importante trofeo internazionale per lo sci giovanile. Quindi da questa gara nascono i grandi campioni del futuro. C'è passato Alberto Tomba, Ghedina, ma soprattutto in tempi più recenti Michaela Schifrin, poi Coppa Europa, tanti campioni che vengono sulle nostre piste, 100 chilometri di questa schiarea che sa ospitare i grandi appuntamenti. Non è solo una volontà, ma è anche espressione di una grande professionalità, perché ospitare i campioni è bellissimo, ma bisogna anche saper fare l'accoglienza per i campioni, avere strutture adeguate. Questa struttura è bellissima, come la palestra in cui si sta allenando la Virtus, e quindi il fatto che continuano a ritornare è per noi ovviamente il primo indicatore di quanto l'Alpe Cimbra sa fare accoglienza. La Virtus è Segafredo, è Bologna. Bologna è un territorio, come tutta l'Emilia Romagna, a cui siamo fortemente legato, sono grandissimi frequentatori dell'Alpe Cimbra, e quindi un sodalizio che auspichiamo possa continuare veramente negli anni, e quindi questo legame tra il basket, l'Alpe Cimbra e lo sport possa durare il più a lungo possibile. Grazie, grazie, grazie Daniela. A voi, grazie Barbara. Ed ora, cari amici, abbiamo realmente bisogno di tutti voi presenti questa sera all'interno del palazzetto, perché è giunto un momento che credo voi conosciate molto bene. Iniziamo quindi nel migliore dei modi, e con l'aiuto della regia lo iniziamo esattamente così. Cominciamo con le presentazioni dei campioni, degli atleti della Virtus Segafredo Bologna.
centro della nazionale al suo secondo anno in bianconero. L'applauso con il numero 0, Amedeo Tessitori. È tornato a Bologna ed ha subito vinto, ed attenzione perché non vuole fermarsi, con il numero 3, Marco Delirelli. Da una vita in bianconero, ormai un figlio di Bologna, con il numero 6, Alessandro Paiola. Seconda stagione per lui in Virtus, il numero è il numero 7, Amar Alibegovic. Quando una squadra è unita, può vincere ancora di più. Un nuovo acquisto ed è uno dei migliori in Eurocup della scorsa stagione, il numero è il numero 8, Kevin Hervey. Anche lui un neo acquisto dei bianconeri, esperienza e trofei parecchi per lui, con il numero 9, Ekpe Udo. Un nuovo arrivato in casa Virtus, il numero è l'11, Michele Ruzier. Uno dei migliori lunghi del campionato turco dello scorso anno, un altro volto nuovo per noi con il numero 14, Muamadu Jaite. L'ultimo volto nuovo della squadra con il numero 17, Marco Ceron. Al suo terzo anno con la maglia della Virtus, l'MVP di gara 3 di finale scudetto, ormai nel cuore di ogni tifoso, coming from the United States of America, con il numero 34, Kyle Windsor. MVP delle finali scudetto, terza stagione in bianconero, The Magician, con il numero 44, Milos Teodosic. Una stagione in crescendo per lui, muscolo e atletismo, con il numero 55, Avudu Avas. Passiamo ora a lui, all'head coach di Virtus Segafredo Bologna, Sergio Scariolo. Assieme all'head coach salutiamo i ragazzi aggregati e ovviamente tutto lo staff bianconero. Continuo questo applauso, forza, perché se questi grandi campioni sono riusciti a fare quello che hanno fatto è anche grazie a questi uomini che stanno là dietro, che prima, durante e dopo si prendono cura in tutto e per tutto di loro. Grazie quindi allo staff della Virtus Segafredo Bologna e fra poco andremo avanti con la prima voce, una voce importante, un uomo decisamente fondamentale per questa formazione, al quale andremo a chiedere tantissime informazioni. Parlo dell'amministratore delegato della Virtus Segafredo Bologna, Luca Paraldi. Buonasera, benvenuto. Guadagniamo il centro della nostra postazione. Qui? Sì, va grazie. Bene. Grazie, benissimo, grazie. Ed allora, io avrei tante domande da farle, comincio però con una. Campione d'Italia dopo 20 anni dall'ultima volta, un progetto che è cominciato molto lontano, iniziato nel 2016 in A2, una realtà sempre più vittoriosa, sempre più vincente, sempre più bella da vedere anche per tutti gli appassionati. È così? Questo applauso la dice lunga, prego. Intanto grazie a tutti i nostri tifosi che questa sera sono qui e con grande piacere e con grande calore si salutano. Ma noi siamo arrivati, sì, come ha detto lei, nel 2016 grazie alla motivazione, al fascino che ha sempre avuto per lo sport, una persona che per noi è fondamentale, senza di lui non saremmo qui nessuno di noi, che è il nostro patron, che è Massimo Zanetti, quindi al quale chiedo
di poter veramente regalare questo applauso, perché è il suo, è lui che ci sprona tutti i giorni a fare meglio e ci ha guidato in tutto questo percorso che in pochissimo tempo ci ha fatto raccogliere dei frutti importantissimi, dalla vittoria del primo campionato il primo anno della Doha alla 1, dove la Virtus non era mai stata, fino alla Champions League, alla Coppa Italia di A2 prima, e poi lui aveva promesso lo scudetto in 5 anni, considerando che c'è stato il Covid, e devo dire che al quarto anno ci siamo arrivati credo con merito, grazie a tutte le persone e tutti i giocatori che sono qui. Volevo anche però ringraziare Sasha Georgievic, perché comunque è grazie a lui che abbiamo raggiunto questo scudetto, e oggi però il nostro progetto va avanti e grazie alla disponibilità del coach Scariolo pensiamo di fare ancora meglio. A proposito di fare ancora meglio, questo applauso la dice decisamente lunga su quanto sia l'entusiasmo per questo nuovo inizio. A proposito di entusiasmo, credo sia fondamentale, ho avuto modo di confrontarmi con tanti atleti di svariate discipline, si sente quando c'è il pubblico, si sente la differenza. So che c'è un progetto anche in questo senso molto bello, quello di spostarsi, di tornare al Virtus Segafredo Arena sempre con più tifosi, più tifosi possibili, rispettando sempre quella che deve essere la regola numero uno, quindi con l'attenzione nei confronti della salute. Sì, è una certezza che da metà novembre torneremo alla nostra arena in fiera, è un'arena che ci ha anche questa contraddistinto sicuramente in Italia, ma forse in Europa, perché era stata una sfida vinta in pochissime settimane. 2 anni fa abbiamo realizzato questa struttura fantastica e questa arena ci ha portato fortuna, ci ha portato lo scudetto. Adesso dobbiamo fare la battaglia per riavere i tifosi. Io sono convinto, al contrario di quanto pensano altri dirigenti del basket italiano, che sia fondamentale averli i tifosi, e il 35% sia poco, che almeno bisognerà arrivare ad avere all'inizio un 50%, se no bisognerà riflettere, perché al di là degli incassi che sono importanti, ma quello che è importante è mantenere l'abitudine ad avere i tifosi. Noi purtroppo ci stiamo abituando ad avere i palazzi vuoti come gli stadi vuoti, questo non va bene, perché lo sport funziona se esiste il calore dei tifosi, altrimenti non esiste lo sport, e questa è una battaglia che dobbiamo condurre a tutti i costi, e la Virtus sarà in prima linea. Per avere dei successi ci vogliono credo tanti ingredienti, ci vuole la forza di volontà, l'entusiasmo, la coesione, e poi serve un capitano. A proposito di capitani, perché io so che ieri c'è stato un momento abbastanza decisivo in tal senso, c'è stata una scelta? Forse sì? Io mi faccio portavoce di una informazione che ho avuto e che sicuramente mi ha fatto un gran piacere, ma credo che la squadra, il gruppo squadra abbia deciso, e questa è una notizia che diamo qui a Folgaria, mi sembra di aver capito che Marco Bellinelli sarà il capitano di questa squadra. Marco sarà il capitano della nostra squadra, fatta da tanti giocatori che meriterebbero questo ruolo, lo hanno affidato lui, evidentemente se lo merita, noi ne siamo felici e credo che adesso lo spettacolo debba continuare con loro. Grazie all'amministratore delegato, grazie a Luca Verratti, grazie davvero. Ed allora, per cominciare lo spettacolo, per cominciare quelle che saranno le grandi e prossime sfide, serve un coach d'eccezione. Andiamo quindi a passare la parola al nostro coach Sergio Scariolo. C'è stato qualcuno che l'ha chiamato con un'enfasi diversa, un po' più da palazzetto, quindi invece che Sergio Scariolo diciamo insieme? Ci state? Il nostro coach Sergio? Molto meglio direi. Buonasera coach. Buonasera. Benvenuto, bentornato in Italia. Una scelta di tornare in Italia, credo nel migliore dei modi, non una formazione a caso. Abbiamo scelto molto bene per questo ritorno. Sì, di fatto sono contento della scelta fatta, contento di tornare in una città dove ho già vissuto e che mi piace molto la sua gente, anzi cogliamo l'occasione per ringraziare quelli che erano qui, quelli che sono venuti oggi, quelli che si sono industriati per esserci stasera,
un segnale importante per tutti noi come squadra di sentire questo affetto, questo calore e anche appunto come dicevate prima, in una fase nella quale non sempre all'interno del Palazzo dello Sport si riesce a creare il clima che tutti conosciamo, però ecco, lo sentiamo, lo percepiamo. Ecco. A proposito di percepito, in questa prima settimana, quali percepito abbiamo? Quali sensazioni, quali indicazioni? Com'è la situazione? Come siamo messi in squadra? Beh, abbiamo appena cominciato, siamo in una fase nella quale dobbiamo fondere un pochino tendenze, abitudini, maniere di giocare, maniere di vivere, no? La squadra anche fuori dal campo, insomma una fase molto, molto iniziale, devo dire la verità. Abbiamo avuto un paio di contrattempi fisici che non ci volevano, ma almeno ecco, siamo contenti senz'altro dell'atteggiamento dei giocatori, dello staff. Credo che si sta creando un clima buono per non solo lavorare ma anche stare bene assieme, e non posso dirti di più, è molto presto ancora, dobbiamo cominciamo a girare, le ruote stanno cominciando a girare solo adesso. Però manca veramente poco, gli avversari sicuramente come sempre saranno pronti, non lasceranno veramente un centimetro di spazio, quindi bisognerà sicuramente stare attenti, ma in generale che stagione ci aspettiamo? Quali le aspettative, quali le sensazioni, anche guardando un po' attorno, vedendo come si muovono le varie situazioni? Ma per il momento siamo molto, molto più concentrati su noi stessi che sugli avversari, perché ancora non abbiamo visto giocare le concorrenti, quindi diciamo che guarda, io una cosa ho imparato, che qualcosina ho vinto nella mia carriera per fortuna, e vincere ovviamente dipende da molti fattori. Tu ne controlli un po', anzi un bel po', però ce ne sono altri che non controlli, che dipendono dagli avversari, da circostanze. Poi in questa epoca di Covid ancora di più, no? Ancora non siamo fuori, per cui ci sono molte varianti, una squadra che entra in un momento di grande forma nel momento giusto, un'altra che è stata in forma per tantissimo tempo e poi invece, cioè, sono molte cose, però quello che dipende da noi dobbiamo farlo bene, cioè, non c'è dubbio che siamo una squadra che guarda in alto e guarda ad arrivare in fondo in tutte le competizioni, coscienti che per farlo, cioè per costruire un edificio solido, bisogna creare delle basi solide adesso, anche se magari la casa fa fatica, magari farà fatica a sembrare bella presto, però poi speriamo che avrà meno di quei rischi, no, delle case fatte in fretta dove poi cominciano il parquet a scricchiolare, le tubature a perdere, eccetera. Cerchiamo di avere il nostro tempo, il nostro ritmo ed arrivare a creare qualcosa che possa durare senz'altro. Ed allora un grossissimo in bocca al lupo. Crepi il lupo. In bocca al lupo ai coach, ovviamente a tutta la formazione. Ed a proposito di formazione, poi andremo magari a citare il nome e il cognome insieme, è molto molto semplice. Vorrei cominciare le nostre interviste con un atleta italiano che ha giocato moltissimo all'estero, poi è ritornato a giocare in Italia. È il primo ed unico giocatore ad oggi italiano ad aver vinto il titolo NBA. Cominciamo la nostra prima intervista, lo facciamo con, diciamo assieme, Marco? Marco, tocca a te! Ciao, innanzitutto come stai? Tutto bene, grazie. Volevo salutare tutti, come ormai abbiamo fatto tutti quanti, grazie per essere venuti. E noi stiamo lavorando molto bene, ci vorrà un po' di tempo, come ha detto Coach Cariolo, però sicuramente siamo un'ottima squadra. Guardando indietro, ma non di tanto, sei arrivato a novembre e poi una affermazione importantissima è arrivata a giugno, arrivi a Bologna e subito una vittoria importante, importantissima, di grande peso. Te l'aspettavi e te l'aspettavi così presto? Ma guarda, sinceramente no, cioè nel senso che quando ho firmato ovviamente molto contento, contentissimo comunque di essere in questa organizzazione con grandissime persone che comunque vogliono vincere e crescere, e il mio obiettivo ovviamente in 3 anni di contratto firmato era quello di vincere il più possibile. Questo è stato fatto immediatamente, abbiamo vinto la finale contro Milano, purtroppo non siamo riusciti a qualificarci per l'Eurolega, ma è un nostro grande obiettivo che ci sarà già da quest'anno. Non me l'aspettavo, però sicuramente è stato bellissimo. Abbiamo, direi, dominato i playoff e sicuramente questo ci ha dato tanta carica e spero che ci possa ancora far crescere sul campo quest'anno.
Guardando avanti, manca poco alla prima partita ufficiale, cosa ti aspetti, quale stagione, come insomma anche da capitano, visto che l'abbiamo ormai detto, no? Com'è la situazione in squadra, che gruppo siete, raccontati e raccontaci. Ma guarda, siamo, è ancora presto, nel senso che siamo da 2 settimane che ci alleniamo assieme, quindi sicuramente ci vorrà un po' di tempo, però come gruppo siamo su una carta, sicuramente una squadra molto forte, competitiva, che ha molte carte da giocare sul campo e cercheremo comunque di dimostrarlo. Abbiamo tantissimi giovani forti che stanno crescendo, c'è un giocatore di esperienza che ha già hanno vinto e vinceranno, quindi cerchiamo di farlo il prima possibile insieme. E per adesso io penso che sia giusto pensare al nostro percorso, no? Piano piano cercare di migliorare di allenamento in allenamento, cercare di arrivare ovviamente nelle condizioni migliori il prima possibile per appunto vincere, perché ovviamente è sempre il nostro obiettivo. Grazie a Marco Verinelli. Grazie mille. C'è poi un atleta che arriva da lontano, arriva dagli Stati Uniti d'America, ma so che è entrato particolarmente nei vostri cuori, soprattutto dopo una gara molto molto importante, anche recente. Ma tu non mi puoi rubare tutte le anticipazioni così? Io me la studio lunga lunga, è proprio scontato? È lui? Lo diciamo insieme? So we're now gonna go on with our interview with Mr. Kylie Wimsa! Ed allora cominciamo con la parte italiana in gara 3 nella finale scudetto contro Milano, è stato acclamato da tutti come MVP, come giocatore, quindi che effettivamente ha fatto tantissimo in quella gara. Allora io vorrei chiedere quello che è un po' il suo legame con la squadra, ovviamente soprattutto con la tifoseria. So in game 3 during the big final against Milano, the public of Segafredo Arena chose you as MVP. So what can you tell us about your relationship between you and this great important public? It was honestly a night that I would probably never forget. Quindi è stata una notte che effettivamente non mi dimenticherò mai. The fans and myself, my family, I have a special respect for them and the support that they gave me in the loss of my father. Quindi è stato veramente bello per quanto riguarda i fan, me stesso, la mia famiglia, il supporto che abbiamo avuto. So to be able to come through in game 3 in an important game for my team and also for our fans, it was a special memory that I'll never forget. Non mi dimenticherò mai, sarà una memoria che rimarrà con me per sempre, arrivare al game 3 con questa formazione. So what about the fans? Which kind of fans are the Italian ones? Quindi cosa mi dici dei fan? Che fans sono quelli italiani? In my opinion, some of the best in Europe. For sure the best in Italy. Questa l'avete capita, i migliori in Europa, i migliori in Italia. Me as an individual, I play with a lot of emotion, a lot of enthusiasm. So when I see them get excited, when I see them get riled up, I feed off of this. So they're very important to our success and us winning games. E allora racconta di come lui ci mette veramente tutta la passione, tutta l'emozione, tutto l'entusiasmo quando gioca ed è quanto è bello e quanto influisce sulla loro performance, sul loro stato, anche stato d'animo, effettivamente vedere l'emozione che arriva anche da parte dei fan. Abbiamo raccontato che ci sono molti giocatori giovani all'interno di questa rosa, ma a questo proposito ti senti di dare qualche consiglio? So there are also many young players in your team, so can you give them some advice, some suggestions maybe? Just play as hard as you can and the fans will love you. Quindi questa cosa è bellissima, it's so beautiful, so I'm gonna stop you here. Dice, giocate più forte possibile, i fan vi ameranno. Questa cosa è bella, siete d'accordo? Oh, they agree. Anything else about your team? No, we've had a good week of work here in the mountains and we're just excited to finally get everyone together and get this thing rolling in the right direction. Ed allora racconta di come stanno giocando bene, stanno effettivamente allenando bene qua sulle montagne e noi facciamo un grandissimo in bocca al lupo, lo facciamo così. Thanks so much. Grazie. Ed allora ci siamo. Mi insegnano che ultimamente la formazione faccia una fotografia di un tipo e una fotografia dell'altro. Quindi comincerei, se i nostri fotografi sono d'accordo, se il nostro capo è d'accordo, con la foto di rito classica. Quindi vi chiedo di alzarvi.
Sul vostro applauso procediamo a quella che è la fotografia ufficiale di pre-inizio stagione della Virtus Segafredo Bologna. Forza, 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 su, 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 su. Bravissimi! Arriva anche tutto lo staff della formazione, perché come abbiamo raccontato le vittorie sono grazie alle loro performance, ma sono anche grazie a tutti quelli che sono gli uomini che lavorano nel dietro le quinte, nel pre, nel durante e nel post gara, tutti, tutti i giorni. L'applauso anche a loro, la famiglia si allarga. Si blocca tutti e cinque il coach. Attendiamo ovviamente l'ok da parte del nostro fotografo ufficiale. Ed abbiamo parlato di la famiglia si allarga, l'abbiamo detto, anche perché ci siete voi, e quindi ce lo facciamo un selfie insieme? Non ho sentito bene. Ancora, ancora? Momento selfie, capitano Bellinelli con il telefono in mano, pronto ad immortalare il momento, perché come si dice sempre, sono importanti loro, è importante lo staff, ma è importante anche tutto quello che è l'entusiasmo che arriva nei cuori grazie a voi. Sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, là dietro, su, 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 su. Ok. Un grazie a tutti voi, un arrivederci, per quanto mi riguarda un grande piacere, ringrazio ovviamente questa meravigliosa Alpe Cimbra, ringrazio la Virtus Segafredo Bologna per avermi voluto all'interno di questa presentazione, grazie, buona stagione e buono sport a tutti, arrivederci.